Ho portato da Elisabetta a mangiare stamattina. L'iguana del signor Angelini. Mangia tutto, capite? Fatti già un po' di tutto. È vero, cambia colore. È diventato più scuro. Si pulisce, sì. Mi piace, eh. Vedi, qua sopra c'è il terzo occhio. Terzo occhio? Cioè, veramente un occhio? Un sensore, sarebbe tipo un sensore. Ah. E quando qualcuno lo attacca, vedi che è un po' più brillante? Sì. Adesso sì, è coperto perché c'ha la pelle che sta cambiando. Ho capito però. Perché quando viene attaccato da dietro. Ah, è veramente un sensore sì, che gli permette. È un sensore, sì. Mamma mia, guarda. Simone e sua iguana. Questo bello. È originario, madonna fatto quanto è bello. Ma è originario di dove? Cosa mangia Simone? Questo è tropicale, quello che ha, dove è? Sì, comunque è tropicale, sì. Neanche tanto caldo, qua la notte stanno sui 20 gradi, non lo so. Scusa, tu quindi, vabbè, dentro casa più o meno ci siamo a 20 gradi. Sì, però lo tengo dentro. E in inverno soffre tantissimo. Il terrario, c'è il terrario riscaldato con la lampada. Come se sole, oh, per la miseria. Per la vabbè, d'altra parte, se uno decide di farsi un animale del genere, certo, lo devi poi curare, accudire, come ma si affeziona, lo vedi proprio. Ma senti, questo perde la pelle? Cambia la pelle. Cambia, che mostra in fase di crescita, e quindi muta, scusami, come queste macchie che si vedono. Queste macchie più scure è la no, pelle sua. Non quelle, queste cioè qua è la pelle che sta cambiando. Pelle, tipo lì vicino alla coscetta si vedono sì, delle macchie, sì, quella questa è la pelle cambia. Che sta cambiando, sì. Questo avrebbe bisogno di un po' di umidità. Ah, così ti vanno via. Così ti va via. Simone, il mio amico Sergio non ha paura di questa. No, Sergio ce l'aveva. Ah. Ce l'aveva quando siamo a Cagliari. Perfetto.